secondo te, Celia, c'è una ragione... Clelia, scusa. Clelia, c'è una ragione per cui si è omosessuali, si nasce? Com'è? Ma io ho trovato una risposta, me lo sono chiesta anch'io, no? Io credo che si è omosessuali per ferire i propri genitori. E se anche voi volete ferire i vostri genitori e non avete il fegato di diventare omosessuali, fate come me, diventate attrici. Amarti ma fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica mi dà malinconia. Che vuoi farci, è la vita, è la vita la mia. No, sono i nostri alleati. Ciao! Allora, stiamo andando tutti a Roma allegramente con questo treno della felicità, perché insomma è una manifestazione simpatica, è importante esserci, come diceva Gaber, la libertà e partecipazione, e siamo tutti d'accordo con questo assunto. Niente, saremo tutti, grazie, il mio staff, sapete, con la mia immagine internazionale, e appunto saremo tutti in Piazza Farnese a Roma per testimoniare che l'amore può essere un fatto rivoluzionario. Preservativo, no, non c'è bisogno. Niente, chiediamo solo che si superi questo stato di cose, questa legislazione discriminatoria verso le coppie di fatto. Un piccolo passo di civiltà che ci porrebbe alla pari con il resto del mondo civile, non ci sembra di chiedere tanto, quindi faremo un gesto semplice ma grande come un bacio, anzi molti baci tutti insieme. Aggiungo una... Quindi sono anche riuscito a trascinare il mio moroso. Sì, in effetti vengo per lui, per il piacere di così fare un viaggio in compagnia, di stare insieme, per fare un giro a Roma perché è meravigliosa, e niente, per forse dare il primo bacio in pubblico al mio moroso. Ciao ragazzi, sono Alessandro, sto scendendo a Roma insieme agli altri ragazzi per manifestazione a Piazza Farnese. E vabbè, la motivazione, mi si chiede la motivazione perché personalmente sto scendendo, dicendo che praticamente noi ci troviamo in una situazione come quella del Sudafrica di quando sembrava strano che ci fossero panchine per i neri e panchine per i bianchi nei parchi, e poi invece adesso ci sembra fantascienza tutta questa cosa che c'era qualche anno fa, non tantissimi anni fa. Si spera che grazie anche a queste manifestazioni fra qualche anno, spero pochi, si potrà vedere quello che la situazione attuale in Italia come fantascienza, e quindi tutti potremo avere i nostri diritti. Sono incavolato. Parla più forte. La mia voce parla più forte. Cos'è? Mi devo far sentire da tutti. Perché sei incavolato, Paolo? Ma no, la telefonata di prima mi ha fatto girare le scatole. Mi chiamo Antonio, vado a Roma perché penso che comunque queste cose, anche queste cose semplici, siano comunque cose che servono, proprio perché più si fanno, riusciamo un po' a scalfire nell'opinione pubblica. Un po' come i Pride, insomma, però una cosa del genere secondo me è molto più soft ma anche molto più incisiva. Sono Massimiliano, vado a Roma perché mi voglio bene, sono del CIGL.
Perfetto. Sono Marco, sono dell'Arcigay di Sondrio e vado a Roma perché voglio venire a lui. Io. Certo. Amarti mi consola le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria, che vuoi farci è la vita, è la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, solo Silvio? Silvio Berlusconi, you know? Please, the Silvio Berlusconi, sì. Il fagiano, scusi, il fagiano, scusi di... Oro, mi consenta di augurarle un buongiorno e una piacevole giornata di lavoro, la cosa più importante. Che ho spezzato il collo anche a lui! Questo pezzo voglio dedicarlo a tutti i gay, lesbiche, transessuali, bisessuali, eterosessuali che sono qui. Il segno più bello dell'amore è il bacio. Dopo tante scene di violenza, di guerra, questa piazza oggi propone il bacio, che è la cosa più bella, indipendentemente da quello che pensano quelle facce di gesso che stanno al governo. Viva l'amore, viva San Valentino! Don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Assassino. E poi quel trucco in vano.
via. Qui la gente non capisce, fa la spia. Più discreta, più eccitante la città. Puoi fare una pazzia. Innanzitutto dal punto di vista delle emozioni e dal punto di vista dell'atmosfera. La gente si rende conto che una nostra manifestazione è una manifestazione allegra, civile, l'unica forse in cui non c'è cupezza, non c'è timore di incidenti, non vengono bruciate bandiere, imbrattati monumenti o peggio malmenate, uccise le persone. E poi serve a diffondere il concetto di assoluta normalità delle varie opzioni sessuali. Veloce, vuole in fretta quando attraversi il cortile. Non lo so perché sono americano, per questo non lo so. E gli amici poco sanno dove vai, cosa fai, tua madre in fondo che ne sa. Che dirai, dirai che hai visto un brutto film, qualcosa inventa. E tu sei tu, t'ho seguito, forse un caso, chi lo sa. Vorrei dirti, senti Paolo, se ti va, facciamo una pazzia. Nel senso che bisogna andare al cuore delle persone, non, questo lo dico per una mia esperienza, ecco, se io aggredisco la persona che ha la pelliccia perché sono contro le pellicce, non ottengo nulla. Così è molto bello, è una festa sicuramente, però se vogliamo mandare un messaggio a chi ancora non vede l'uguaglianza, al di là di scelte religiose, sessuali, tutto, forse così arriva un attimo di storia. Times have changed, and we've often rewound the clock since the Puritans got a shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock, Plymouth Rock would land on them. Manifestare per una propria causa mi sembra legittimo comunque, che poi ne pensi ognuno di noi, però manifestare per qualsiasi tipo di ragione è giusto. In olden days a glimpse of stockings was looked down as something shocking, now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today that women prize today are just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that I'm bound to answer when you propose anything goes. Siamo qui per la solidarietà, perché pensiamo che sia una manifestazione politica, e però è anche divertente, e raramente si vede politica e divertimento vanno assieme. Ma il cielo è sempre più blu.
pensioni, chi ha scarsa memoria. È un'ingiustizia, perché vuol dire che in Italia non c'è libertà. E i liberali sono delle teste di cazzo, si dicono liberali ma fanno ridere i polli, specialmente Berlusconi, che si crede liberale. Dopo democratico. Tante scene di guerra, finalmente un po' di gioia. Chi ama la zia, chi va a porta via, chi trova scontato come tutta droga. Pure di stare dietro alla Città del Vaticano non ci capiamo più niente di quello che è normale e di quello che no. E cioè, dovremmo farne un aggiorno di ste cose. L'accettazione dell'omosessualità ha fatto passi da gigante. Chi si ricorda, io per esempio ho iniziato la mia militanza nel 1982, 22 anni fa, e non c'è confronto con l'epoca in cui viviamo. Sono moltissimi ragazzi che lo dicono, ai genitori, c'è un sacco di gente che non accetta più di stare nascosta, e questo secondo me è un fatto che ci sta aiutando moltissimo, perché come dicevo all'inizio, più visibilità c'è, più diritti ci sono. Tu che guardi verso di me, hai visto i tori nel sonno ed hai lasciato Madrid. Stai nei miei occhi e racconti le sirene e gli inganni del tuo sogno che va. Tu, ragazzo dell'Europa, tu non perdi mai la strada. Tu che prendi a calci la notte, bevi fiumi di vodka e poi ti infili i miei jeans. Tu cominci sempre qualcosa, poi mi lasci sospesa e non parli di te. Tu, ragazzo dell'Europa, tu col cuore fuori strada. Gay Pride è utilissimo perché è la massima manifestazione di visibilità omosessuale.
Se non c'è visibilità non c'è comunità, se non c'è comunità non ci sono neanche diritti. E quindi Gay Pride non solo è una manifestazione piacevole e importante, ma è soprattutto necessaria. Io mi auguro che, visto che abbiamo fatto un Gay Pride sulle famiglie di fatto, anche a Milano si riesca a fare un'associazione di coppie omosessuali e lesbiche che siano in grado poi dopo di rappresentare a viso aperto queste tematiche, per esempio con il comune, con la provincia, con la regione, nella quotidianità, e a tradurre nelle battaglie la questione dei diritti, senza delle quali neanche a livello locale poi si ottengono delle conquiste. A livello nazionale speriamo che la calendarizzazione della legge sul Pax, che è già stata chiesta, ci porti ad un dibattito parlamentare e soprattutto una grandissima presa di coscienza nel Paese e che riesca a gettare le basi perché questa legge finalmente veda la luce in tempi brevi, come è successo già in molti altri paesi europei. C'è tutto un mondo intorno che gira ogni giorno e che ferma. Questo Pride mi sembra ci sia proprio pochissima gente, comunque io ci tengo, vengo sempre, mi sembra un modo per essere visibile anche rispetto alle persone che le altre ragazze vogliono fare bambini, avere bambini o comunque anche rispetto alla città. Andrò anche a quello nazionale a Grosseto. Cosa pensi della situazione italiana? Ma io credo che le persone siano molto diverse, cioè ci accettino molto di più, almeno questa è la mia esperienza personale, rispetto a quello che ci vogliono far credere, perché comunque io non ho avuto problemi mai né all'asilo, né alla scuola materna, né anche sul lavoro, cioè nel momento in cui tu ti presenti per quello che sei, sei una persona con una persona là. Dicendo ah se fai così gli altri, ma invece ma anche col panettiere, col barista, con la pediatra, tutti lo sanno, io lo dico subito, nel senso che anche i bambini lo dicono, mamma mamma, dico ma che è la mamma, e siamo due mamme, quindi la cosa viene fuori anche abbastanza naturalmente. Mormorava notizie di te. Era mezzogiorno quando mi hai lasciata, ero da sola al mio balcone quando te ne sei andata. Ero da sola al mio balcone quando te ne sei andato. Era mezzogiorno quando mi hai lasciata. Ero da sola al mio balcone quando te ne sei andato. Passano tutti uguali nelle catene di un'immensa passione
fra le sommosse, le rivoluzioni, nel deserto dell'amore. E sono stanca di sopportare, sgranando rosari di infelici pensieri, divento farfalle e mi involo tra i fiori, lasciando alle spalle il dolore. Divento farfalla e mi involo tra i fiori, lasciando alle spalle il dolore.